Il bello e il cattivo tempo, torniamo al Teatro dei Servi e finalmente un cast tutto giovane sulla scala, sulla scala per la scala. Per la scala, per Allora, la scala. Chi è che fa La scala, la scala io, l'hai la scala fatta tu? l'ho fatta io, L'hai la fatta scala, tu? Le manico, eh? Vedere, sono queste no. le maniche C'è creative. molta verità in questa frase che Sì, ha detto. perché nonostante Cioè, la compagnia, diciamo, di attori, Maina Gioia, che è questo nome della produzione, nasce proprio da ognuno si prende dei compiti. E quindi si prende una non gioia. Noi siamo le addette alla pulizia. Alla pulizia, prima sì. sentivo parlare di detersivi. Sì, le paghiamo con dei vasi. Parliamo di teatro profondo. Alla faccia del femminismo avanzato, no? Però vabbè, se vogliamo proprio dirla tutta, spostiamo anche i mobili. Ma hanno fatto 2 giorni, sembra che lo fanno da un mese. Vabbè, ma comunque andiamo avanti. Ma le donne sono così. Con le donne, scusa. Parliamo dello spettacolo. Hanno capito che ci diamo da comincia le ragazze le ragazze per galanteria. Facciamo, guarda, per galanteria da Marina, vai. Autopresentati, ti conoscono, ma autopresentati e poi fai. Facciamo il testimone. Ma che devo fare? Quindi le cose. Guarda, ciao. Allora, il prossimo spettacolo che farai? No, dai. Questa cosa tu lo sai che io non la so fare, non la voglio fare e non mi piace farla. Ciao, sono Marina. Lontano perché sennò sfonda tutte le orecchie dal pubblico. Vabbè, e Marina sta cercando marito, se c'è un fidanzato. Sono Marina. Un altro. Ce n'è uno e basta. Però eventualmente il mio numero è 328 e il mio personaggio è Miriam. Sono sposata con questo qui alla mia destra. Eccolo. E che è Mirko e siamo poi i padroni di casa, ma adesso vi spiega tutto lui. Io sono Mirko e un giorno di pioggia ho incontrato Andrea e Giuliano. No, in realtà io sono Mirko solo come persona, non all'anagrafe, io mi chiamo. Ah, il mio, grazie, lui è un mio pubblico relatore e mi insegna come si vive nel mondo. Io sono Gabriele Carbotti e faccio interpreto il ruolo di Mirko in questa commedia, marito di Miriam, così abbiamo detto la stessa cosa e in 10 minuti di intervista. Vi piace? Pensa che c'è rimasto un minuto solo per Benissimo, allora facciamo parlare tutti gli altri. Questa è la scala roja. Pazzesca. Io sono Barbara Clara e interpreto Elvi, e lui è mio marito. E noi siamo i vicini, noi siamo i vicini di casa. Io purtroppo sono il suo marito solo nella commedia, sono Andrea Dianetti, no, nel senso che anche voi siete anche fidanzata, quindi mi scordo sempre questa cosa che poi potrebbe bucarmi le gomme avanti. Vabbè, comunque insomma sono gli ospiti veri in questa casa, perché le altre due coppie sono già amici fra di loro. Noi siamo un po' gli intrusi che si ritrovano in mezzo a vari disastri che accadranno più là, ma che vi spiegherà meglio il nostro Fabrizio D'Alessio. Sì, no, io in verità sono Corrado, Fabrizio D'Alessio è l'alter ego. Corrado in questa commedia che sta insieme a questa fanciulla dal nome Terry, terrificante, e passeremo a trovare questi amici che ci hanno invitato a cena per farci conoscere questa coppia del piano di sopra. A me ne interessa poco perché io domani ho la finale di calciotto, quindi tutto il mio interesse passa a domani. Quindi amore, cosa vuoi dire? Voglio dire che prima di arrivarci ci perdiamo, perché a Corrado piace usare il navigatore in non nei giochi di coppia, non è in modo particolare, no, diciamo così. È sexy nei giochi di sì, è vero. Prendi la linea dell'ombelico. Ed è tutto un po'... Io sono Samantha Fantauzzi nella commedia Terry e la commedia è una barca, è un turbione, un turbante di emozioni che turbante, si vivono come quelli dell'Arabia Saudita. Vuoi dire di chi è la regia? Eh certo, beh, è di Manfredi, che si chiama Giuseppe Manfredi, Michele La Ginestra, il nostro caro regista. Anche un bell'uomo. Anche un bell'uomo, diciamolo. Che comunque rimane un bell'uomo. Comunque è più sempre ancora, bell'uomo. Ancora una bella, ancora un bel signore. È un po' così la commedia. È tutta una ta ta ta. Se vuoi te lo ridiamo il microfono, capito? Sì, no, come se lo riprendo, finisce, se no finisce male. Esatto. Allora, al Teatro dei Servi, aspetta, fino scusa, al... Ma ci vuoi fare una domanda per farci sembrare intelligenti? Ma una sola. Sì, finora non che ne pensate dei nuovi 7 esopianeti che sono stati scoperti? Ok, io vado che bene, no, veramente, 39 anni luce per raggiungere questo luogo meraviglioso. Mi dite fino a quando siete in scena? Fino al 12 al marzo. 12 marzo. A Roma. Al teatro. Teatro Dei Servi. Dal 16 marzo anche a Milano, così tanto per farci pubblicità. Siamo ovunque, siamo. Non vi potete liberare di noi. Ciao. Vicino Fontana di Trevi.